sarà l'ultimo dell'anno, siete pronti? Che cosa farete esattamente? Lo so che è una domanda che provoca parecchia ansia. A Capodanno sembra che bisogna divertirsi per forza, oppure andare alla festa più figa di tutte, altrimenti non conti nulla e avrai sfiga volontà per tutto l'anno. E soprattutto non avrai nessuna foto da postare sui social, e questo già mai. Ovviamente nel cinema le feste di Natale e il Capodanno sono stati usati in tutti i temi possibili e immaginabili, dal comico al romantico, dal thriller allo splatter, e noi ne abbiamo raccolti alcuni per farvi sentire meno soli, perché il cinema, signori miei, è sempre una buona alternativa. Sempre. Iniziamo con Harry, ti presento Sally. Storia di amore e di amicizia con alcuni dei dialoghi più belli di sempre del cinema. Memorabile la scena di Capodanno in cui Harry va a fare la dichiarazione a Sally e le dice: sono venuto qui questa sera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della tua vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita cominci il più presto possibile. Sospiri, sospiri, sospiri. Passiamo poi al Padrino 2. Michael Corleone è a Cuba per festeggiare la fine dell'anno. Tutto bello, brindisi, cotillon, trenini che partono. Poi a un certo punto incrocia Fredo e lo prende e se lo stringe stretto stretto e gli dà un bacio in bocca. E gli dice: quando tentarono di uccidermi, fosti tu a tradirmi e mi spezzasti il cuore. Da quel momento in poi il destino di Fredo è segnato e lui lo sa. Attenti a fare qualche sgarro a qualcuno a Capodanno, perché non si sa mai. Love Actually non potevo non citarlo, anche perché c'è una delle scene romantiche più belle di sempre e anche una delle più citate. Lo sappiamo che non riguarda nello specifico Capodanno, ma se avete intenzione di dichiararvi la notte del 31, prendete ispirazione dalla scena di Mark, sperando ovviamente che le sorti della vostra dichiarazione non siano uguali alle sue. Forrest Gump copre un arco temporale pazzesco. Vi pare che non c'erano le feste di Natale in mezzo? Il nostro amato Tom Hanks lo passa con il tenente Dan ad una festa con gli amici. Perché gli amici, quanto sono importanti gli amici a Capodanno. Chiudiamo con la commedia dolce e amara Non buttiamoci giù, anche se spero che il vostro Capodanno sia decisamente differente da quello dei personaggi del film. Un gruppo di persone si trova sul tetto di un palazzo per suicidarsi. Evidentemente avevano scelto tutti lo stesso posto per farlo e, magia della comunicazione, decidono di non farlo più e danno vita ad una splendida amicizia che li porterà a risolvere quei periodi brutti che li avevano portati alla malsana decisione. La speranza, signori, è a quanto pare l'ultima a morire. Classicone extra perché l'amore trionfa sempre. L'appartamento, quel gioiellino in bianco e nero con Jack Lemmon e Shirley MacLaine, ha una delle scene di Capodanno più belle di sempre che vi farà esplodere il cuore. Io l'adoro alla follia, Miss Kubelik. E lei risponde: fai le carte e poi ridimmelo. Sospiro, sospiro, sospiro. E voi come passerete il Capodanno? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto e mi raccomando, tanti auguri e buon cinema! Ricordatevi di seguire sempre Screen Week per essere aggiornati sul mondo del cinema e noi ci vediamo al prossimo frame e al prossimo anno. Ciao!